Buonasera cari telespettatori di Occhio alla Notizia, come avete visto le immagini si riferiscono all'incendio di vaste proporzioni che ha devastato la discoteca Le Folie a Marotta, l'ex discoteca Miu Miu. Sul posto per redarguirci su quello che è avvenuto in queste ore c'è Marco Ferri che adesso ecco, vedo in collegamento con noi. Buonasera Marco, raccontaci quella che è la cronaca di queste ultime ore. Sì, buonasera, buonasera da Marotta, dove, come avete detto voi da studio, oggi pomeriggio intorno alle 17:30 è scoppiato un incendio che ha quasi distrutto la discoteca La Folie, quello che era l'ex Miu Miu. Un incendio sul quale ovviamente adesso stanno indagando anche i carabinieri, ma ci vorrà ancora qualche ora prima di saperne qualcosa. Intanto cerchiamo di capire e di ricostruire un po' il tutto. Beh, praticamente la parte esterna di questa discoteca storica, anche se poi nel tempo ha cambiato più nomi, è andato a un certo punto è andato distrutto dalle fiamme. A dare l'allarme è stato Sono stati alcuni passanti dall'esterno che hanno iniziato ad urlare. Dentro la discoteca non c'era nessuno, c'era solo un uomo che stava facendo della manutenzione ordinaria. Secondo una prima ricostruzione, pare che ad andare a fuoco siano stati i gazebo, la parte esterna che vedete alle mie spalle. Di lì il propagarsi delle fiamme che ha distrutto tutta la parte estiva, chiamiamola così, della discoteca. Sembra che infatti la parte interna, la sala da ballo, sia rimasta intatta. Ma gli inquirenti, che ovviamente attendono la relazione dei vigili del fuoco, stanno in questo momento interrogando alcuni testimoni. Qualcuno ha detto di aver visto una macchina andar via in modo sospetto e lo stanno raccontando ai carabinieri. L'altra cosa che fa pensare invece e sulla quale si sta indagando è il secondo incendio, perché gli incendi focolai sono due. Il primo, quello di cui vi abbiamo accennato poc'anzi, il secondo invece, sulla parte opposta quasi della discoteca, il secondo incendio è divampato mentre erano in corso i primi interventi dei vigili del fuoco, tant'è che ve l'abbiamo documentato questo secondo incendio proprio in diretta, mentre stavamo trasmettendo sul canale 117 le primissime immagini. Ed è questa forse la prova del 9, cioè che probabilmente non si tratta di un incendio accidentale, di un cortocircuito o cose simili, ma ci sia dietro la mano di qualcuno. La società che gestisce la discoteca è una società composta da tre persone, due fratelli ed un'altra persona, tutte e tre persone sono di nazionalità albanese, mentre la proprietà dei muri è della storica proprietaria Richard, eccetera. Insomma, quindi è una società che gestisce da ottobre del 2014 questa struttura, questa discoteca. Adesso era chiusa da circa un mese perché ovviamente con l'arrivo dell'estate è una discoteca che questa rimane chiusa e era in programma la riapertura per il prossimo mese di ottobre. Insomma, questo è quello che abbiamo raccolto in queste ore. Naturalmente bisognerà attendere la relazione, come dicevo, dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando alacremente sin dalle 17:30. Sono circa 25 persone che sono giunte da Pesaro, da Fano e persino da Ancona. Continueranno a lavorare naturalmente ancora per mettere in sicurezza tutta la struttura. Qui ci sono ovviamente anche i carabinieri, come dicevo, guidati dal comandante Antonino Barrasso. Bisognerà attendere per capire l'origine di queste fiamme che hanno, ripeto, distrutto gran parte di questa discoteca che si chiama La Folie e che si trova qui a Marotta. E per ora è tutto.